Siamo pronti per, per una nuova sorpresa. Un attimo, dammi il mouse, così la radio è inquadriamo crescendo di sorprese. Sorprese. È un fermento. Allora, ecco. Dovete sapere che la radio non è solo radio, nel senso di parlare, di microfono, di mettere dischi, ma è una situazione tecnologica che vi lascio immaginare. Quindi la tecnologia è al primo posto. Computer, telecamere, altre cose. Spinotti che funzionano, non funzionano, imprevisti all'ultimo momento, ma abbiamo una soluzione. Abbiamo la soluzione, una delle soluzioni, naturalmente, perché c'è bisogno di tutti. C'è bisogno di dare una mano aiuto alla radio, c'è bisogno di persone che tecnologicamente siano valide e siano pronte a risolvere i nostri problemini quotidiani, perché insomma io potrò essere un esperto di musica, un esperto tra virgolette di parlare al microfono, però non mi chiedete o chiedetemi poco di tecnologie, perché ho bisogno di immaginarle, di maturarle. Però ci sono dei giovanotti che sono nati con la tecnologia, quindi essendo nati con la tecnologia tutto gli viene più facile. Ed ecco a voi, già lo state vedendo e lo vedo come lo vedo io, lo vedete anche voi, abbiamo il nostro super lupetto Antonino Montante, che è un esperto di fotografia, di tecnologia, di telecamere, di computer e di altro, che sta per dare, già ha dato veramente una grande mano d'aiuto alla radio. Antonino, noi cominciamo a ringraziarti fin da adesso. Fin da adesso, sì. Prima di iniziare già cominciamo a ringraziarti, perché c'è bisogno di ragazzi, di giovani come te, che diano una mano d'aiuto. Antonino è di poche parole perché è di molti fatti. Certo. Antonino, mi permetto di dirti, secondo me non aspettava altro, perché quando ci siamo beccati quei 5 minuti fuori dalla radio era come se stessi, perché se i tuoi occhi stavano per chiedere ma cosa devo fare per venire in radio. Allora, perché ho colto... Ha fatto la domanda in carta da bollo, ha fatto il versamento, ha fatto l'analisi del sangue, ha fatto tutto, giù, perfetto. Allora sei pronto, Antonio, sei pronto. Subito l'abbiamo messo all'opera, perché in teoria oggi doveva venire a dare un'occhiata. Però ha dato una mano. Ha dato una mano, un'occhiata, adesso ce lo ritroviamo qui come ospite, direi che praticamente ha già completato mezzo giro ed è ufficialmente... RCS staff. Ora, quando chiuderemo le telecamere, faremo il battesimo ufficiale, il brindisi, a telecamere spente, naturalmente, perché poi è una cosa molto particolare il battesimo radiofonico, quindi va bene. Scusate, la chat ci dice Fabio, posso venire? Certo che puoi venire, Fabio, sei sempre benvenuto, devi venire. Abbiamo anche Super Lupetto che ci saluta, ma l'abbiamo qui di persona, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono da tutto il mondo, e abbiamo un ospite che sta entrando proprio in questo momento, che vi sveleremo tra poco. La parola passa a Totò. Siamo più Antonino. Abbiamo Antonino bisogno di te. Salutare anche lui. Lasciamo. Vai. Ciao a tutti, miei amici RDS, ciao. Bravo.